L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, ha aggiornato il monitoraggio dei costi dei prodotti tipici di questa festa, come regali, addobbi e pietanze tradizionali. Dall'indagine emerge un aumento medio dei prezzi del 10,2% rispetto al 2022. A registrare rincari più elevati sono gli addobbi natalizi, i regali di ultima generazione e i prodotti alimentari. Nonostante tali rincari e malgrado molte famiglie si trovino ancora in situazioni di difficoltà economica, gli italiani non rinunceranno del tutto ai regali di Natale. Come sta andando lo shopping natalizio? Avete fatto anche compito? Esageratamente dispendioso. No, però bello. Non è vero, dai, siamo bravi. Ci sono stati dei rincari rispetto all'anno scorso? Se sì, in quale settore? Ma noi compriamo cose utili, quindi secondo me l'importante è non spendere in quello che non ti serve. Stop. Allora, io sono in poveranza, perciò diciamo che con il mio budget va bene, ho fatto delle cose utili, per esempio mio figlio adesso gli ho regalato un libro, gli piaceva un libro e così dai, me la son cavata. Ci sono dei rincari rispetto all'anno scorso? Se sì, in quali settori? Allora, guarda, veramente non ho notato, perché sono andata dritto, io mi hanno già detto che cosa gli piaceva, sono andata, non ho girato tanto, perché il nostro budget era quello, ho cercato di fare regali con i budget che ci avevamo, insomma, non ho notato rincari. Sia negli alimentari, soprattutto lì, panettoni, tutto quello che riguarda la spesa di Natale, ma qualcosa nell'abbigliamento, ma io non ne compro tantissimo, cerco di fare sempre regali utili. Ma tipo alle bancarelle no, però nei negozi sì. Quindi peggio rispetto all'anno scorso? No, peggio no, però alcune cose sì, magari si può rimanere più bassi. Secondo le prime stime effettuate dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, la spesa media a persona tra chi effettuerà acquisti sarà di 169 euro, un dato pressoché invariato rispetto allo scorso anno. Canale preferenziale per acquistare regali è l'e-commerce, maggiormente scelto dagli acquirenti più giovani. È interessante notare che rispetto al 2022 la percentuale di cittadini che non farà alcun regalo cresce al più 7,2%. Le parole d'ordine per i regali 2023 sono la sostenibilità e l'utilità. Risultano molto gettonati i regali food come miele, vini, formaggi, ma anche corsi di cucina, percorsi, degustazione e kit per cene all'altezza di ristoranti stellati. Molto apprezzati anche i regali prodotti rispettando l'ambiente o realizzati con materiali riciclati.